E buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo terzo episodio del Walkroot dei Rinnegati. Andiamo subito a parlare con Ragno. Nello scorso episodio ci sono stati presentati gli 8 baroni capeggiati da Uldran e ci è stato detto che per sconfiggere Uldran dobbiamo essenzialmente separarlo dai suoi baroni. Detto questo, andiamo subito a parlare con Ragno e vediamo cosa vuole. Ci sono anch'io, È così? Perfino l'eroe della guerra russa ha dei limiti. 8 baroni e un principe degli insanni. E tu, una persona sola. Odio scommettere sullo sfavorito. Ma tu sei intraprendente. E hai anche l'ira della regina senza regina dalla tua parte. Ah, mi hai convinto. La nostra amicizia continuerà. Insegui la tua vendetta. Quando la riva sarà un po' meno affollata, parleremo ancora di favori. Ok, quest'ultima frase penso si riferisca tipo a una quest che ci darà la fine campagna, roba simile. Comunque, più che altro è bello come abbia definito Petra la regina senza regina. Beh sì, Petra è sempre stata l'ira della regina, però senza la regina. Sono liberi, ma ancora per poco. Affronta i baroni, sfoltisci il gregge. Quanto a Uldren, hai visto quel pinnacolo dopo il tuo atterraggio? Si chiama Torre di Guardia. Non dovrei dirtelo, ma i segreti più importanti del mio popolo sono custoditi lì. È l'unico motivo per cui Uldren è arrivato sulla riva contorta. Prima o poi raggiungerà la Torre di Guardia. Non possiamo assolutamente permetterlo. Buona caccia. E forse quindi vedremo la città sognante prima ancora del raid? Beh sì, certo. Hai sognato un viaggiatore. Allora, andiamo a vedere tutte le attività. Giustamente. Sconfiggi i baroni sulla riva con i baroni. E i baroni sono essenzialmente delle avventure. Quindi possiamo iniziare da quello che ci pare. La cenatura. La centaura. Ma non so leggere, va bene. Ma che vuol dire la cenatura, dai, va bene. Andiamo subito a iniziare la centaura, non la cenatura. Questo garage appartiene a uno dei baroni di Uldren, Yavix, la centaura. Ok. Ruba un barracuda, iniziamo subito, evochiamo il bar... Posso rubarlo anche il barracuda, ok. Della centaura e non che burlo, Sarà lei a trovare lui. Ok, diciamo che iniziamo. Aspettate, qua c'è una chest. Diciamo che iniziamo con una missione. Eseguo un esame diagnostico. Dov'è il barracuda? Ok, adesso è normale. Dicevo, stavo dicendo, adesso per le armi che sparano tutta a cazzo, ce le dovrà calibrare. Ci metterà un attimino. Bisogna sparare ai vandali. Funzionano! Comunque, dicevo, intanto che facciamo questa cosa che sembriamo scemi. Questa avventura, iniziamo subito con un'avventura molto particolare. Perché sarà svolta interamente sul barracuda questa. Quindi, diciamo che una notevole parte in più. Oh, calibrata, ma... Ma qui c'è il razziatore alleato. Il file di Petra che Kane non so ha catturato la centaura la prima volta battendola in una gara. Esiste un video di sorveglianza della prigione degli anziani che la riprende mentre giura di vendicarsi. E beh, sai com'è andata a finire. Perché ci deve far attrezzare ogni missione? Dai, però io pensavo che c'è un video su YouTube che c'era la gara. Bella a tutti, sono Yavix la centaura. Ci faremo la sfida. La challenge. Chi riuscirà a schiantarsi più tardi challenge. Perché il tuo barracuda brucia? Anche il tuo brucia. Di scarico particolare. Vedi, lo dici. Sto scansionando. La banda della centaura è qui vicino. Non si inquina, cattiva. Servo della centaura, spacchiamogli la faccia, ok, è morto. Uno abbiamo fatto. Dov'è l'altro? Qualche dato in più, possiamo individuare la sua posizione. Ok, è morto, morto. Eccola, andiamo. Vai. Andiamo dai Yavix. La centaura. È pieno di olio per motore, penso sia rovente. No, è l'olio del McDonald's. Ah, cazzo, dai, è peggio. Siamo vicini. Eccola lì. Ok, eccola l'anfame. Vabbè. Letteralmente. La è tipo là in mezzo.
Che battuta schifosa. Non era una battuta. Ok, niente, sono morti tutti, io ho fatto spadere la bombola. Ah, eccola. Ah, no. Allora, la stazza centaura, laggiù in fondo. No, questi sono barracuda. Ok, andiamo a prendere i barracuda e inseriamo in questo olio magico del McDonald's. Tra l'altro, ragazzi, io non mi ricordo sinceramente tutta la storia della centaura. Perché l'avevamo detta poi nel... cioè, poi, prima, nel... nel video della lore dei baroni, solamente che sinceramente non me la ricordo. Me la ricordo solamente... sì, vabbè, non mi sponi. Mi ricordo solo quelle di alcuni. Comunque, essenzialmente, appunto, è alla guida di questo, di questa banda di centauri, appunto, di gente che va sul barracuda. Ok, iniziamo... eccola. Eccola. Lei c'ha il... secondo me comunque facciamo meglio, cioè gli facciamo molto più danno se scendiamo e gli spariamo con il ciocchino. Sì, ma perde di... perde di ficanza la cosa, in effetti, hai ragione. Allora, cerchiamo di fargli esplodere le cose quando... anzi, gli taglio direttamente la strada, così gli faccio male col fuoco. Sta già mezza vita, vabbè. Sì, però lì sono proprio delle pippe. Ma guarda che anche prima... ma sparo lì con l'acqua, lì sparavo. Dove è andato? Sta scappando. Tornate indietro. Ma cosa? Datemi quest'altro barracuda che non brucia. No, comunque sinceramente speravo ci desse qualche elemento in più sulla lore in queste avventure. Non solamente uccidi il barone, ciao. Beh, particolare sicuramente questa avventura come struttura di gioco. Aspetta che la flanco, vai. Flanchila tutta, basta che non mi fa ammazzare a me. Intanto mi arrampico. No, sto morendo io. Ok, è morta. Però l'ho uccisa. E intanto la centaura l'abbiamo fatta. E abbiamo fatto anche una... un ricercato del ragno. Il record di Cade è al sicuro. No. Che triste. Cioè, è proprio una vendetta totale questa... questa avventura, questa campagna. Questo DLC, esatto. Penso che comunque faremo più di una... di un barone alla volta, perché ragazzi ci ha durato poco questa... questa avventura. Allora, il prossimo è l'illusionista, 400, sono a 3,93. Davvero difficile, aspetta, proviamo a fare... ma no, ce la fai... fare un cavolo, perché che devo fare? Ce la fai... Questa 410, dobbiamo mettiamo questi... che sarà... sarà dura quello delle trappole, perché... insomma... da come l'hanno raccontato... più uno va avanti, quel che trova, trova. Va bene, lui va avanti, io sto dietro. Quello è il problema. Questo lumen è cifrato con una traccia. Araskes, l'illusionista. Vigliacca che si nasconde dietro a trappole e trucchi. Scommetto che possiamo trovare un informatore in zona. Porca miseria. Ok, distruggi il messaggero dell'illusionista. Questo qua è il tizio. Ok, no, non c'è più. Non è esotico. No, è un incarno. Ma che c'è? Oh, esplode. Buttalo via. Ah, oddio. Se il carico di questi engrammi esplosivi arrivasse all'ultima città. Ma che paura, non stavo caprendo. Possiamo permetterlo. Pacco bomba. Eh sì, giustamente, è la truccatrice, l'illusionista. Io ho visto l'esotico, mi sono gasato. Infatti ci siamo buttati subito, poi non capivo perché stesse diventando rosso. Comunque, iniziamo a salire nella tana dell'illusionista. Come facciamo a salirci? Sali, rapido. Penso di aver tipo hackerato il mondo, però. No, forse no, non lo so. Vabbè, comunque ci stiamo per arrivare. C'è un mucchio di engrammi esotici là. Corri, ok. Sono arrivato. Ci stanno un sacco di engrammi esotici che devo lanciare là. E io non, senza morire, magari. L'hai preso? Sì. Ok, preso. C'ho talmente tanti engrammi che. Zitto. Con l'illusionista. È sì, tipo scema. Deve essere lei. La buona notizia è che i fabbricatori di engrammi sono distrutti. Ho rintracciato la fonte di trasmissione dell'illusionista. La cattiva notizia è che è stato fin troppo facile per una che si fa chiamare illusionista. Ok. Quindi era tutta una burla. Come penso che sarà tutta una burla in generale sto. Ah, ecco, si poteva salire dal lato. Una scala. Fantastico. Comunque, allora, c'è da dire che non è una narrazione chissà quanto fitta questa cosa dei baroni, come in realtà mi sarei aspettato e mi sarebbe anche piaciuto. Però comunque sono delle missioni particolari, quella prima col barracuda, questa qua con tutte le trappole. Sono ovviamente delle cose
abbastanza particolari. Originali. Esatto, sì, originali. Però avrei preferito magari vedere un attimino più di narrazione, più che... Cioè, ma magari anche originalità. Quelli... Eccola, quelli più grandi. Sì, sì. Che infame, ti mette le mine a forma di pesanti, non prendere le pesanti. E anche di... infatti, anche di cose, di... come si chiamano? Materiali. Quanto è bello lanciare in grammi. Ma poi esotici. Vogliamo proseguire? Dobbiamo usare le maniere forti. Ok. Sì, ma io l'ho appena usata la super. Ok, andiamo a devastarla con gli engrammi esotici. Tanto sono belli gli engrammi esotici. Sì, però devo correre. Quattro, ci mette tre, due. Ok. Non me li fai a spadare sul culo, però. Ok, qui... Che fa? Si trasporta? Fam fam. No, ognuno gli alleati. Ecco qualche... Ma sta zitta. Prendersi di colpire cecchino. È muta. Confondo le... In effetti droppando anche pesanti si confondono però, eh. Con quelle finte. Dai, scappa fuori. Dov'è? Ma dov'è? Da me la sto martoriando proprio. Ok, è morta. E anche l'illusionista l'abbiamo fatta. Piume. Grazie. Piume. Ancora e siamo a livello 36. Beh, comunque teoricamente la campagna si dovrebbe fare a livello level cap, quindi non può essere che facciamo solamente le avventure. Comunque ragazzi, intanto per questo episodio penso che possa essere anche tutto. Abbiamo ucciso l'illusionista e la come si chiama? La centaura. Nei prossimi episodi andremo a fare i prossimi due baroni, che sono... Chi sono i prossimi due cane? Zitto. I prossimi sono il bombarolo matto e il boia, che il boia penso sia veramente molto fastidioso. Quindi ragazzi, io direi che se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate, condividetelo di tutti quelli che conoscete, che non conoscete, che c'è la tralissima. Seguite anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione, anche da bellissimo, nuovissimo, fantasticissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao! E io sono Gaul, e la tua luce è mia.